Allora, è un incontro organizzato dalla Scala di Giacobbe in collaborazione con il Circolo dei Lettori di Nuoro, che ringraziamo per l'ospitalità, e le biblioteche civiche pinerolesi. Questa sera abbiamo qui con noi Giovanni Dall'Orto e Franco Bandeo, che ringraziamo per la presenza. Allora, per i pochi che non conoscessero Giovanni Dall'Orto, ricordo che giornalista, scrittore, storico, militante nel movimento gay dagli anni 70, ha ricoperto diverse incariche in arcigay, ha scritto parecchio per alcune riviste come Babilonia, Mensile Pride, di cui è stato direttore per vari anni. Tra i libri che ha pubblicato voglio ricordare un manuale scritto a quattro mani con sua mamma Paola Dall'Orto, dal titolo Figli diversi, che però ha avuto diverse edizioni, adesso ha un titolo nuovo, e è un libro che ha avuto parecchia fortuna, e abbiamo avuto il piacere alcuni anni fa di avere qui ospite appunto Giovanni, che sua mamma ha presentato. E inoltre ha pubblicato diversi interventi e contributi di carattere storico su molti siti online, e vi invito, se non avete mai visitato, a visitare il sito appunto di Giovanni Dall'Orto, che è veramente ricco di contributi, di informazioni sulla storia appunto direi in generale sulle tematiche GLBT. Il libro che presentiamo questa sera appunto si intitola Tutta un'altra storia, l'omosessualità dall'antichità al secondo dopoguerra, e ci è sembrato un libro molto importante per diversi motivi. Innanzitutto, come dicevamo prima, chiacchierando un po', è un libro che viene a colmare una lacuna nella cultura italiana, perché mentre in ambiente anglosassone gli studi storici sulle minoranze sessuali hanno ormai una tradizione decennale, l'Italia ahimè sconta un grave ritardo anche su questi temi, in quanto c'è stata anche una forte chiusura in ambito accademico. Nelle università italiane soltanto negli ultimi anni c'è stato un vero risveglio di interesse. Una prova ad esempio lo è il recente convegno che c'è stato all'Università di Verona, a cui mi sembra che anche Giovanni abbia partecipato, appunto di storici dell'omosessualità. Quindi è un libro che secondo me rimarrà per molto tempo un punto di riferimento per chiunque si interessi a queste tematiche o voglia a sua volta approfondire, perché molto resta ancora da studiare, da scoprire. Quindi questo è il primo motivo per cui secondo me vale la pena leggerlo. Un secondo motivo importante, che l'autore spiega bene nelle pagine introduttive, è il fatto che si tratta di una storia dell'omosessualità e non una storia dell'omofobia. Quella in parte qualcuno era già, diciamo, leggermente anche in Italia. Però qui l'autore appunto ha lo scopo di far parlare non tanto i persecutori, ma anche i perseguitati. Cioè molto spesso gli studiosi si sono così concentrati soprattutto sulle tesi appunto degli omofobi più che degli omosessuali. Invece questo libro cerca di dare legittimità appunto al pensiero, allo stile di vita delle persone omosessuali. E in questo senso, se l'accostamento non è troppo bizzarro, io leggendo questo libro pensavo spesso a un altro libro fondamentale, che è Letterati, lo sciamano di Zola, che è un libro completamente lontano perché parlava degli indiani d'America. Però in quel libro appunto Zola si proponeva di studiare l'immagine dell'indiano d'America come era visto nella letteratura americana, cercando di legittimare l'idea che gli indiani stessi avevano una loro letteratura. Questa idea molti americani all'epoca, parlo di un libro degli anni 60, molti americani non accettavano questa ipotesi, questa tesi. Mi sembra che Dall'Orto in questo libro faccia qualcosa di simile. Inoltre vale la pena leggerlo perché, pur essendo appunto un testo storiografico, è un libro di godibilissima lettura.
può piacere anche al lettore comune, per citare Virginia Woolf, perché è un libro appunto scritto bene, questo lo diamo per scontato conoscendo Giovanni, ma è un libro che contiene un sacco di storie, vicende poco conosciute, figure importanti che però sono poche volte anche nell'ambiente gay. Per esempio, una figura che mi è piaciuta molto per come l'hai tratteggiato è quella di Aldo Mieli, che non va confuso con Mario Mieli, invece molto, venuto molto dopo. Aldo Mieli è stato in qualche modo forse il primo militante gay in Italia, mi piacerebbe che poi Giovanni ce ne parlasse un po'. E direi che appunto questi sono alcuni dei motivi per cui vale la pena leggere questo libro. Un altro, secondo me, appunto è la varietà delle fonti, cioè un'opera di questo genere non si improvvisa in un mese, ma è frutto di vari decenni di studio. Dall'8 è passato in rassegna documenti storici, opere letterarie, epistolari, addirittura c'è un capitolo molto bello sulle prediche di San Bernardino da Siena, che, come sottolinea l'autore, si rivela un acuto descrittore della mentalità e dello stile di vita dei sodomiti, pur ovviamente condannandoli. Quindi veramente si possono trovare in questo libro tantissimi spunti di lettura, e uno di quei libri che puoi aprire a qualunque capitolo e trovarci qualcosa di interessante. E i capitoli sono tanti, io ovviamente non potrei parlare di tutti, però vorrei subito lasciare la parola all'autore e presentare lui la sua opera. Grazie per aver fatto venire, non è comune essere parlato in realtà non capoluogo di provincia, quindi ho apprezzato il vostro sforzo di farvi arrivare fin qua. E cominciamo da quello che il libro non è. Noi siamo abituati a un modo di fare storia dell'omosessualità che è fondamentalmente quella degli anni 50 e 60, cioè la storia dei grandi personaggi, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Oscar Wilde, Giacomo Leopardi, eccetera. E questo libro prende le distanze da questo modo di fare storia, che aveva senso in quegli anni, ma oggi non ne ha più, e fa l'operazione esattamente opposta. Tutti questi personaggi, bene o male conosciuti, li ho lasciati intenzionalmente fuori. Perché? Ma perché essendo stati cercati dagli storici passati proprio quanto erano dei geni, dei personaggi di spicco, non sono rappresentativi della vita di tutti i giorni. Voi pensate a un personaggio come Benvenuto Cellini, che è stato condannato 3 volte per sodomia, alla terza, in base alla legge, doveva essere impiccato e bruciato. Il Granduca di Toscana, visto che era Benvenuto Cellini, lo ha messo agli arresti domiciliari per un anno e gli ha fatto scolpire il Cristo nero delle Scoriali. Allora, è chiaro che se uno era un contadino o uno stracciveddolo, non lo tenevano un anno a scolpire il Cristo nero, lo indicavano. Quindi la vicenda di Cellini mi diceva poco rispetto a quello che era la vita della sua epoca. Quindi questa è una storia in cui non troverete i nomi che vi aspettate di trovare, non troverete Oscar Wilde, lo cito solo di passata, facendo un'osservazione su come lo scandalo Oscar Wilde avesse inciso anche sulle coscienze in Italia, ma non racconto lo scandalo Oscar Wilde. E una cosa invece che mi è stata chiesta più volte, quindi da questo punto l'anticipo io, è un libro di storia dell'omosessualità maschile, per 2 motivi. Il primo è che in italiano esistono già diverse storie dell'omosessualità femminile e del lesbismo, a cominciare dal libro di Daniela Danna, Amiche, Compagne, Amanti, che uscì per Mondadori ed ebbe addirittura edizioni economiche, eccetera. Ma ci sono anche altre storiche, ci sono altri libri come L'Amante Celeste di Rosanna Fiocchetto, c'è Nicoletta Polimani, c'è Merina Milletti, c'è la Società delle Storiche Italiane, ha fatto 3 convegni sulla storia del lesbismo, uno dei quali è online, può essere interessato, quindi può ascoltare le relazioni. È uscita la storia dell'omofobia, come veniva ricordato un attimo fa, e quella che mancava era la storia dell'omosessualità maschile. Quindi ho voluto riempire un vuoto. E poi ovviamente c'è anche la questione che io faccio parte di una generazione che è cresciuta anche sotto la critica del separatismo lesbico, che diceva basta con i maschi che parlano delle donne, le donne devono riappropriarsi in prima persona della loro storia, quindi voi parlate delle vostre cose, e delle vostre. Quindi l'idea di fare una storia maschile e femminile non mi è venuta per la mente, anche
anche perché se ti fossi venuta già un libro di 730 pagine, se avessi dovuto fare anche la storia del lesbismo, diventava 900 ed è impensabile che un essere umano si metta a leggere 900 pagine di un libro di storia. Quindi questa è una cosa che deve essere chiara, prima che qualcuno magari compri il libro per errore, poi scopre che non c'è quello che gli interessa o le interessa. Ciò detto, vi ringrazio per la presentazione che secondo me è perfetta, c'è tutto quello che avrei voluto che fosse messo, e in particolare sul fatto che questo libro si basa su due gambe. La prima è la decisione di fare parlare i diretti interessati, pare essere in base a una scommessa fatta dalla mia generazione quando ero ragazzo, che diceva basta con il fatto di essere oggetto di studio, noi gay vogliamo essere soggetti di teorizzazione, di ricerca accademica. Questo in Italia non è stato possibile, l'Accademia che è monopolizzata da Comunione e Liberazione ha serrato le porte per molti decenni, questo sta cambiando ora, sta cominciando a cambiare da 4-5 anni a questa parte, come dimostra implicitamente anche l'uscita di questo libro che è rimasto per 10 anni in un cassetto in attesa di trovare un editore che non riuscivo a trovare. Invece è cambiato il clima, sono più di 5 libri di storia dell'omosessualità nel giro di 3 anni. E quindi c'è stato il convegno di Verona, è chiaro che è cambiato un atteggiamento, magari è semplicemente morta la classe dei baroni che erano ostili a questo tema e i loro assistenti sono un attimino più aperti di idee. Non lo so, fatto sta che adesso c'è un interesse, come dimostra il fatto che siamo qui a parlarne, cosa che 30 anni fa è interessante. Questa è la prima gamba, quindi voler dare voce alle vittime, quelle che vengono spesso raccontate nelle storie come vittime di un potere, ma che erano invece soggetti alla pari di come lo siamo noi oggi, siamo soggetti in prima persona della storia che viene fatta dalla nostra generazione e così lo erano anche i nostri antenati. E la seconda è stata sottolineare come tutta la storia dell'omosessualità sia stata e sia un'interazione, una dialettica costante, io sono marxista quindi per me questo è logico, è scontato che sia così, tra idee contrapposte, tra interessi, tra gruppi di pressione politica contrapposta. Per cui molto spesso nel libro polemizzo con una corrente di studi storici che io ho battezzato invenzionismo, chiaramente questa categoria non esiste, è una parola che mi sono inventato io per comodità. Con invenzionismo definisco tutte quelle varie correnti storiografiche, dal costruzionismo storico all'imperazionismo simbolico, alla scuola di Foucault, alla teoria queer, che sostengono che l'omosessualità è un'invenzione moderna, un'invenzione del XIX secolo. La tesi dice che prima del XIX secolo l'omosessualità non esisteva. Esisteva il sodomita, che era una cosa diversa, perché il sodomita era fondamentalmente un recidivo, una persona che veniva catalogata in base ai suoi atti, alle azioni che compiva, quindi il sodomita era qualcuno che recidivava nell'insistere a compiere lo stesso atto, come potrebbe essere, pensiamo, un tossicodipendente per noi, non è una tipologia umana diversa, è una persona che ripete un certo atto riprovato dalla società. E invece nell'Ottocento i medici crearono, attraverso quella che è stata definita la costruzione medica dell'omosessualità, a partire dal 1869, il termine stesso di omosessualità, ma soprattutto la figura sociale della persona omosessuale, che non è più semplicemente un recidivo, ma è diventato un personaggio, con una storia, con un'apparenza fisica, con un corpo, che esprimono una sua natura omosessuale. Questo ovviamente è un inganno, non esistono persone etero-omosessuali, poi le tesi quindi si dividono in due, perché l'omosessualità non esiste, è semplicemente una fantasia, le persone sono tutte eterosessuali, queste sono le sentinelle, i biechi sono quelli che fanno in terapie riparative, oppure qui dicono la sessualità umana è fluida, non può avere una forma fissa, noi siamo tutti pansessuali, se non avessimo avuto la castrazione dell'educazione saremmo etero, homo, bi, tutto quello che vogliamo, cioè, ogni giorno ci alzeremo in un modo diverso. Il mio libro è un mattone, anche fisicamente, di 800 pagine quasi,
tirato in testa a queste teorie. Io sono un sostenitore, adesso chiuso l'accademichese, però il libro non è scritto in questo linguaggio, sono un sostenitore dell'esistenza ontologica dell'omosessualità, cioè io sostengo che l'omosessualità è un fenomeno che esiste in sé e non è frutto di una costruzione sociale. Il frutto della costruzione sociale è il modo in cui la società interpreta di secolo in secolo il significato di questa realtà. E lì, sì, effettivamente, il libro parte dalla Bibbia, abbiamo tanti modi diversi di concepire, di interpretare quelle che in gergo storiografico viene definita una tassonomia, una catalogazione, un modo di catalogare gli atti. Non solo riconosco questo fatto, non solo io non sono affatto sostenitore dell'idea che esista soltanto una omosessualità, un fenomeno uguale a se stesso nel corso dei millenni, ma al contrario vado molto più in là perché io ritengo che sia più logico parlare dell'omosessualità al plurale, in quanto la mia tesi è che in ogni secolo ci sono visioni diverse dell'omosessualità che combattono fra di loro e che, come fini classici, scompaiono e ricompaiono. Fondamentalmente i nostri ali, molti millenni si stanno chiedendo ma perché alcune persone hanno questi strani desideri che noi della maggioranza non riusciamo neanche a concepire come sia possibile avere. E le spiegazioni sono molte. L'importante è che noi non abbiamo una visione, anche qui sempre in gergo, storicistica, cioè che non riteniamo che la storia funzioni attraverso una costruzione graduale, vada verso un vertice che saremo, guarda caso, noi, in cui finalmente abbiamo capito come stanno le cose. Quindi c'è una costruzione a poco di civiltà, di luce della scienza che illumina le nostre menti che prima erano nell'oscurità, mentre prima nel passato no. Ecco, questa visione secondo me è sbagliata, perché per esempio l'ipotesi che i comportamenti omosessuali potessero essere causati da motivi fisiologici, medici, risalgono già all'epoca greca, ma solo addirittura un filosofo come Parmenide si chiede se non sia dovuto a una forma di concepimento in cui il seme maschile non era sufficientemente forte per prevalere su quello femminile, quindi nasce un uomo tormentato dalla lotta, dallo scontro, dal duplice sesso, no? Ovviamente quando si va a fare storia non lo si fa per dire ah ma che belle idee che hanno avuto, si fa per dire ah però già 2500 anni fa il problema di una spiegazione su base fisiologica dell'omosessualità era stata già posta. Lo troviamo nel problema di Aristotele, seguito da Aristotele, che si chiede se non sia una conformazione anomala del sistema nervoso a rendere piacevoli atti che per la maggioranza delle persone non lo sono. Lo troviamo nella riflessione di Platone, che esprime con un mito molto famoso, quello dei tre sessi originali, il fatto che esistano fondamentalmente tre tipi di orientamento, eccetera. Da un lato quindi abbiamo questo tipo di ipotesi, dall'altro abbiamo invece il tipo di ipotesi che, visto che mi ha invitato un gruppo che ha un grosso riferimento al discorso della fede, parliamo magari anche più del solito di Bibbia e Vangelo, perché è secondo me interessante un approccio di tipo storico a questi documenti. E abbiamo l'approccio cristiano che, contrariamente a quanto molti credono, io nel libro sono molto chiaro su questo, sono molto adamantino, non è affatto originato nel pensiero della persona fisica che noi conosciamo con il nome di Gesù Cristo, che vagava per la Palestina nei primi decenni del primo secolo d.C. La visione che oggi viene chiamata cristiana è frutto del pensiero pagano storico, tardo storico, e inizia a essere messa insieme nel terzo, quarto secolo avanti Cristo. Ovviamente, io ho un ragazzino che una volta mi ha detto, leggendo alcune cose che scrivo nel libro, sembra di leggere Ratzinger. Esatto, esatto. Il punto è che questa cosa la notarono già i nostri avi e si chiesero come mai, nel secondo, terzo secolo, si chiesero come mai la morale cristiana fosse così vicina alla morale pagana.
e ovviamente arrivarono alla conclusione più logica. I filosofi pagani avevano di nascosto studiato ebraico in modo da poter leggere la Bibbia senza farlo sapere in giro, in modo da poter copiare le idee contenute nella Bibbia. Magari noi oggi abbiamo un'ipotesi un po' diversa, cioè che i filosofi cristiani dei primi tre secoli attinsero a piene mani dal clima culturale, dalla morale del secolo in cui vivevano. Allora, prendiamo per le corna questo Gesù di Nazaret, Gesù di Nazireo, e facciamoci delle domande storiche. E qui credo di non dire qualcosa di nuovo per nessuno di voi, perché altrimenti non sareste la comunità di base. Quello che l'approccio di tipo storico non è quello che è l'approccio del dogma. Lo storico nota semplicemente che io in un capitolo mi diverto a fare un giochino dicendo: c'è una filosofia del primo secolo dopo Cristo che sostiene che la sessualità ha una finalità razionale che la divinità le ha dato. Questa finalità è la riproduzione, cioè la sessualità è stata creata per riprodurre la specie umana. Ogni atto sessuale che non obbedisce a questo imperativo morale è un atto contro natura, e in particolare, fra tutti gli atti sessuali, quello fra due persone dello stesso sesso è particolarmente contro natura. Avrete tutti riconosciuto qual è la filosofia che nel primo secolo sostiene questa tesi. Esatto, lo stoicismo. E mi metto a citare Musonio Rufo, mi metto a citare i filosofi stoici del primo secolo dopo Cristo. Perché il primo a usare il concetto di contro natura non è la Bibbia, che ragiona secondo una terminologia completamente diversa, ma è Platone nelle Leggi. È un filosofo pagano, un teologo pagano. Platone ha degli afflati religiosi che poi sono stati fatti propri anche dal cristianesimo successivo. È Platone a definire contro natura, è Platone che dice che scopo della filosofia è arrivare alla vittoria sul piacere, alla mortificazione della carne. Poi mi sembra di sentire Ratzinger, sì, ma non perché Platone abbia letto gli scritti di Ratzinger, ma è contrario. E allora io lo faccio notare questa ironia storica, questa ironia che viene dal aver guardato documenti storici, sentire le sentinelle in piedi che si stanno sbracciando per difendere come rivelata una filosofia pagana del secondo secolo avanti Cristo, cioè messa insieme quando di Gesù non c'era neanche la traccia, senza neanche rendersi conto di quello che stanno facendo. La cosa divertente è notare come le sentinelle in piedi sono in piazza per difendere una famiglia naturale, una famiglia tradizionale, che nella tradizione non esiste, non c'è nessuna traccia nella tradizione di quel tipo di famiglia che stanno difendendo loro. La famiglia tradizionale delle sentinelle in piedi è un'invenzione moderna, un'invenzione contemporanea, è una innovazione, perché quella famiglia non è mai esistita nella storia come la presentano loro. Allora, facciamo un passo indietro, che sono stato portare, una volta che non ho le sentinelle in piedi, parte l'embolo, e torniamo alla Bibbia, torniamo al Vangelo. Allora, non è sorprendente il fatto che i cristiani del primo secolo dopo Cristo abbiano avuto bisogno di cercare aiuto nella filosofia morale del pagano del primo secolo dopo Cristo, al punto che Sant'Agostino, nel IV secolo dopo Cristo, quando vuole parlare della legge di natura e dire che ci sono alcuni concetti che sono insiti per natura nell'animo di ogni persona, indipendentemente dall'educazione e dalla mentalità che ha avuto, cita come esempio non la ripugnanza a uccidere, ma cita come esempio su cui sono d'accordo tutti, sia i pagani sia i cristiani, il fatto che i rapporti omosessuali sono contro natura. A questo punto è arrivata l'identità tra pensiero pagano e pensiero cristiano, che Sant'Agostino lo considera una forma di pensiero innato, ok? Mentre noi sappiamo che, avendo trovato i testi pagani che esprimono determinate condanne un secolo prima del cristianesimo, che tanto innato non doveva essere, ma non so. Il punto fondamentale è che io faccio un'analisi abbastanza minuziosa dei testi biblici, mi hanno anche chiesto, perché mi sono perso per quattro pagine a cercare di capire chi fossero i Kedeshim che officiavano nel Tempio di Gerusalemme, scoprendo che tutti dicono che erano dei prostituti sacri.
siccome la prima cosa che deve fare ogni storico, non solo io, ogni storico, è andare a controllare sulle fonti, io ho cercato di capire sulla base di quali documenti si affermasse che esistevano dei prostituti sacri, perché al di là del fatto del tempio, vabbè, ma la prostituzione sacra è una forma di celebrazione della procreazione. Quale ruolo potesse avere una prostituzione sacra tra maschi non mi sfuggiva, non capivo la razionalità. E ho scoperto, per esempio, che questo è un mito storiografico, non esiste nessuna attestazione antica dell'esistenza di persone di sesso maschile che si prostituivano nei tempi. L'unico documento che viene sempre citato ogni volta che si parla di questi personaggi è il testo biblico del quale stavo cercando le basi. Quindi è un pensiero circolare. Sappiamo che c'erano dei prostituti sacri perché ce lo dice la Bibbia, e la Bibbia, e nella Bibbia traduciamo la parola Kedeshim come prostituti sacri perché sappiamo che esistevano. Ed è un ragionamento perfettamente circolare. Ho scomodato il seguitista Saporetti, ho scomodato il sito Talmud Torah per cercare di avere delle basi. Alla fine viene fuori che, come definisce un testo che ho citato, l'idea della prostituzione sacra nel mondo antico è un mito storiografico. Allora, prima cosa che deve fare lo storico è verificare se le cose che crediamo di sapere sono come crediamo di saperle. Ho sprecato quello spazio per arrivare a questa conclusione semplicemente per dire: sul fatto che la Bibbia condanni l'omosessualità non ci piove. Mi spiace per i miei amici gay credenti che sostengono che c'è un fraintendimento, che in realtà no, che la Bibbia non condanna veramente l'omosessualità, perché diciamo pure che sia stato un fraintendimento, però quando un fraintendimento dura per 2500 anni, il fraintendimento diventa la dottrina di quella religione lì. Mi spiace se quella religione è stata 2500 anni di fraintendimento, allora gli amici che credenti dovrebbero chiedersi se hanno scelto la religione giusta, casomai. Ma il punto non è cercare di forzare la lettura del testo biblico per fargli dire quello che interessa a noi. Se sei Ratzinger, per fargli condannare l'omosessualità sulla base di testi che parlano dei prostituti sacri, che non parlano dei prostituti sacri. Se sei invece progressista, per fare dire che in realtà non condanna le persone omosessuali. La realtà è un'altra. La realtà è che la Bibbia è un testo che va letto come tutti i testi nel contesto. Ripeto, non sto dicendo nulla di nuovo, tra l'altro i valdesi ne hanno fatto la loro bandiera di una lettura contestualizzata, e non solo i valdesi. Poi abbiamo avuto tanti dagli anni di Wojtyła che ha fatto tabula rasa di questo metodo di lettura. Però per uno storico è possibile solo questo modo di leggere, perché le parole significano, adesso la parola latina significare vuol dire fare segno, fare cenno, indicare, significano, si fancellano l'uno con l'altro soltanto all'interno di un contesto. La stessa parola vuole dire cose molto diverse, non solo di secolo in secolo, ma a seconda dei contesti di cui parliamo. Se io dico la parola omosessualità qua stasera e poi usciamo e troviamo le sentinelle in piedi che parlano di omosessualità, non stiamo parlando dello stesso fenomeno, con quella parola non stiamo indicando le stesse cose. Ecco perché è importante ricostruire il contesto. Il contesto mi dice che chi ha scritto il codice di santità del Levitico aveva delle preoccupazioni che non era la condanna di tipologie di atti sessuali, ma il perseguimento della purità rituale. Una cosa che nessuno nota mai: c'è una condanna, Levitico 20:13, chiunque abbia rapporti, un maschio che abbia rapporti con un altro maschio come si ama con una donna, ha commesso toeva, sia messo a morte e il loro sangue ricada su di loro. Non ho tradotto la parola perché il fulcro del problema è la parola toeva, che vuol dire abominio, abominazione, impurità. Allora, due osservazioni. Nel codice di santità del Levitico non è condannato lo stupro. Quindi, se quella è una raccolta di prescrizioni morali, cominciamo subito col dire che non è condannato lo stupro, e mi chiedo che razza di raccolta sia. Ma due versetti sopra viene condannato a morte per avere commesso abominio anche l'uomo che ha rapporti sessuali con una donna durante il tempo delle mestruazioni. E qui mi si accende una lucina, perché mi rendo conto dalla lettura di questi testi che per chi scrisse quei testi il problema era di pensiero magico. Non dobbiamo avere vergogna di dire che persone vissute 2500-3000 anni fa avevano una mentalità diversa dalla nostra, perché è logico, se non parliamo di testi sacri lo sappiamo che Alessandro Magno non aveva la nostra mentalità. Chi
chi scrisse la Bibbia era ossessionato dalla purità. C'è un mito molto divertente, interessante, un mito egizio, il combattimento tra Horus e Set. Set vuole sopraffare, Set è un dio del disordine, che vuole sopraffare il dio Horus. Allora, per significare a tutti la sua supremazia, lo sodomizza. E già questo ci dà l'idea di che cosa voleva dire in quel contesto culturale medio orientale l'atto di sodomia. È un atto che toglie l'onore a un altro essere umano. E tra l'altro è questo il motivo per cui la legislazione antica colpisce i comportamenti omosessuali. Dopo questo lo vediamo in secondo momento. Horus riesce a prevenire le conseguenze di questo atto mettendosi le mani dietro e ricevendo lo sperma del suo fratello nelle mani. Poi corre da sua madre, la dea Iside, la quale, quando vede cosa è successo, gli mozza le mani, gli taglia le mani e le butta in una palude, e poi gli costruisce un altro paio di mani. Questo ci dice che nella mentalità mediorientale di quel periodo lo sperma è un liquido magico che noi potremmo definire radioattivo, è qualcosa che contamina profondamente ciò con cui viene in contatto. E il liquido mestruale delle donne ha lo stesso tipo di caratteristica. La donna, quando mestrua, non può entrare in contatto con nulla che debba essere puro. La donna mestruata contamina con il solo tocco della mano. Allora, la domanda è: stabilito che la Bibbia ce l'ha con i comportamenti omosessuali, ma per altri motivi, come possiamo prendere delle prescrizioni che avevano lo scopo di mantenere la massima purezza rituale come se stessero date delle prescrizioni di tipo morale? Prendiamo il caso di Sodoma e Gomorra. Sto insistendo, ma ne avevo concordato prima, proprio perché secondo me può essere interessante per chi ha fatto magari un cammino di ricerca su queste questioni. Quella che io nel libro definisco la pestifera, la pestilenziale famiglia di Lot, ne fa di tutti i colori. La moglie di Lot non fa in tempo a uscire dalla città dove ha visto cosa stava succedendo, a chi disobbediva agli ordini di Yahweh, che disobbedisce agli ordini di Yahweh, si gira e si trasforma in statua di sale per iniziare. Lot deve fuggire in fretta e in furia con gli angeli che dietro gli dicono fuggi per la tua vita, ma siccome deve stare via da casa si carica degli odori di vino sufficiente a prendersi un po' di sbornie. Se ne va fuori dalla città con le figlie, si ubriaca e, siccome le figlie sono convinte che non sia rimasto più nessun altro maschio sulla terra e quindi la razza umana sia condannata all'estinzione, hanno l'idea geniale di portarsi a letto papà. E quindi tutte e due vanno a letto col padre, fanno sesso col padre, commettono incesto col padre e rimangono incinte. Allora, io nel capitolo in cui discuto di Sodoma e Gomorra cito una frase di Ratzinger che dice che è chiaro che la Bibbia condanna l'omosessualità in quanto c'è il capitolo su Sodoma e Gomorra. Io dico, va bene, però se il racconto di Sodoma e Gomorra è un racconto che mi fa un'esemplificazione morale di quali siano i comportamenti sessuali corretti, io comincio a sentirmi male e a dire che bisogna portare via i figli ai padri cattolici perché hanno letto la Bibbia e hanno deciso che quello è il comportamento morale. È chiaro che chi ha scritto il testo di Sodoma e Gomorra non aveva in mente un racconto morale sulla sessualità e soprattutto non aveva l'omosessualità nel mirino. Lo scopo di quel racconto era un altro, era dare conto di un mito eziologico che spiegava, come fa spesso la Bibbia, in termini di parentela, la vicinanza culturale di Moabiti ed Ammoniti, che sono i discendenti dei due figli di questo incesto. Sì, come gli arabi, che sono figli di Ismaele, figlio di Abramo, sono cugini degli ebrei, così anche Ammoniti e Moabiti lo sono, ma non lo sono secondo un coito legittimo, lo sono secondo un coito impuro, bastardo, e se noi vogliamo aggiungerci pure contro natura, facciamolo, è un concetto che aggiungiamo noi, ma ci sta, perché lo scopo di chi ha scritto quel testo era stabilire che qualunque parentela ci potesse essere tra ebrei, ammoniti e moabiti, è una parentela sbagliata, che nasce da, fin dalle origini, ab ovo, da un atto ripugnante, come è l'incesto. Ma noi abbiamo il parallelo del
dello stupro di Giudea, che non viene mai citato quando si parla di Sodoma e Gomorra, dove succede qualcosa di molto simile. Arriva il levita con la concubina, gli abitanti della cittadina lo vogliono conoscere, e sono spesi fiumi di inchiostro, significato il verbo yada, conoscere, che può o non può avere una connotazione di tipo sessuale, però tutti questi fiumi sono scorsi per niente, perché lui, per vincere questo assedio, prende la concubina, la sbatte fuori di casa, dove, qualunque sia il significato del verbo yada, costei viene stuprata a morte. Allora, se il mito di Sodoma è stato scritto per condannare l'omosessualità, allora il mito di Giudea è stato scritto per condannare l'eterosessualità. Perché noi abbiamo un parallelo perfetto tra questi due avvenimenti, che hanno in comune qualche cosa, e che cos'è? È lo stupro. Allora, o riconosciamo che entrambi questi materiali hanno, sicuramente non sono stati scritti per condannare lo stupro, ma usano lo stupro come metafora di qualcos'altro. Giudea appartiene alla tribù di Beniamino ed è la tribù del re Saul, che viene in questo modo fatto risalire, in epoca ovviamente post-esilica, dalla classe sacerdotale, a una tribù capace di macchiarsi di quelle colpe, eccetera. Qui entriamo veramente troppo nel dettaglio, che magari interesserà a troppo poche persone, però che cosa interessava a me dire? Che è troppo facile proiettare dei significati nostri, moderni, contemporanei, delle preoccupazioni nostre, dentro i testi antichi. Se una persona afferma di avere un testo come guida morale, come rivelazione, e non è capace di riconoscere le forme letterarie, i raccontini, i miti, le favole, il libro di Daniele con tutte le sue storielline popolari, non mi dite che quella non è una storiellina popolare. Chi legge la Bibbia, e di solito i cristiani la Bibbia non la leggono gli altri la Bibbia, chi legge la Bibbia deve essere in grado di contestualizzarla. Allora, a me come storico è interessato stabilire che l'ostilità contro il comportamento omosessuale nasce endogenamente nel mondo pagano, greco e latino, per altri motivi, che dall'affermazione del cristianesimo riceve un forte impulso, perché è fondato sulla parola di Dio, e quindi la società del primo secolo d.C. approva questo tipo di appoggio, perché è una cosa su cui sono d'accordo tutti, come dice Sant'Agostino. Ma io lo scrivo, a un certo punto nel libro scrivo, io mi chiedo se sia vero che noi siamo omofobi perché siamo un paese cattolico, o se piuttosto noi siamo cattolici perché è solo l'unico modo che ci dà legittimazione per poter continuare a essere facciosamente omofobi. Perché l'omofobia preesiste alla predicazione cristiana. E soprattutto è interessante vedere come nel mondo greco-latino, che da un punto di vista di questa storia sono una in continuazione dell'altra, l'unica civiltà, potremmo chiamarla civiltà ellenistica tutta insieme, potremmo trattare i romani come civiltà tarda ellenistica. La motivazione principale su cui si basa la condanna del comportamento omosessuale è qualcosa che non ha niente a che vedere con il nostro modo di ragionare. Gli antropologi hanno fatto una bella distinzione tra società della colpa e società dell'onore. Noi siamo una società della colpa. Determinati atti sono atti che ci rendono colpevoli, per esempio i comportamenti sessuali deviati. Il mondo greco-romano è una società dell'onore. L'atto sessuale trasferisce onore. L'uomo che stupra una donna, che cosa fa? Le toglie l'onore, la disonora. Questo possiamo capirlo facilmente perché nella società meridionale italiana fino a 40, 30, 20 anni fa questa era la mentalità. Una donna stuprata era disonorata. Pensate alla leggenda di Lucrezia, donna virtuosa perché si suicida per lavare il disonore causato dal fatto che è stata stuprata, non che lei ha stuprato qualcuno, ha subito uno stupro.
altro, e questo fatto ha gettato il disonore sulla sua famiglia. Per l'altro, lei si suicida. Allora la legge interviene a proibire determinati atti, tra cui quelli omosessuali. È un mito che la Grecia antica fosse il paradiso degli omosessuali. Non lo era, perché semplicemente non riusciamo a vedere il fatto che c'erano regole diverse dalle nostre, ma c'erano regole, e reprime i comportamenti omosessuali in quanto possono essere causa di disordine sociale, perché l'atto sessuale è un atto che a somma zero, definisce uno storico che ha studiato questa cosa, se io ho un rapporto sessuale con te ti tolgo dell'onore che mi porto via. E se lo faccio con una persona che questo onore non ce l'ha, come uno schiavo, come un proletario, allora va bene. O anche un bambino, molto spesso. Una certa preferenza per la pedofilia nel passato è data anche al fatto che, paradossalmente, contrariamente a quanto pensiamo noi oggi, è meno grave compiere un atto sessuale con un bambino che non è ancora uomo, che non ha ancora un onore da difendere, che invece con un uomo adulto che questo onore ce l'ha. Perché fondamentalmente si mette un maschio nella condizione di una femmina, nella condizione di persona usata. E le donne, le femmine, sono state create per essere usate, è la loro natura essere passive. Sembra ridicolo, ma è proprio una frase che è stata scritta dai nostri atti. Per un uomo invece essere passivo è contro natura. Eccolo qua il concetto di contro natura. È questo che volevano dire i filosofi greci quando introducono il concetto contro natura. Ma è fondamentalmente questo che vuol dire anche San Paolo quando lo introduce nella lettera ai Romani. Tra l'altro è l'unico testo del Nuovo Testamento che nomini mai il lesbismo, una cosa che anche qua, un'altra, la storia è fatta delle cose che non vengono notate, del cane che non abbaia. Il lesbismo in tutta la Bibbia non è mai condannato, lo fa San Paolo, ma parlandone come di una condizione, sia il lesbismo che l'omosessualità maschile, che viene inflitta da Dio come punizione di un altro comportamento che lui esegue, cioè l'idolatria. In altre parole, la preferenza omosessuale è come la lepra, è una punizione che Dio manda per punire l'idolatria. Capite che anche se è vero che oggettivamente San Paolo usa il concetto di contro natura, poi lo fa in un modo talmente strano che se io dicessi Dio alle persone che vuole punire manda la lepra e l'omosessualità, io non credo che nessuno in questa sala troverebbe sensata questa frase. Però è la mentalità dei nostri altri, per quello dobbiamo essere capaci di guardarla con distanza. Adesso mi sono soffermato su questo perché ritenevo fosse adeguato visto che mi avevo invitato a parlare. Ma il libro non è un trattato di teologia, ci sono già dei libri della Claudiana, degli studi su queste questioni, quindi era inutile che io rifacesse la stessa cosa. Il libro è una raccolta di documenti, perché in italiano non esisteva, in cui io mi sono messo a presentare quello che ho trovato, molto spesso anche ora in forma inedita, ci sono diversi documenti inediti in Italia, o nel mondo anche qualcuno, e racconta dei fatti, racconta degli eventi, degli avvenimenti, racconta alcuni personaggi e racconta un'evoluzione. Racconta come nel corso dei secoli le persone omosessuali hanno cercato di venire a patti con un contesto sociale che diceva loro tu sei sbagliato, tu sei malato, tu sei peccaminosa, rispondendo di volta in volta in modi diversi. E cerca di mostrare come quello che noi pensiamo oggi dell'omosessualità sia un risultato di un lavoro continuo di interazione fra i cosiddetti, come li chiamano gli storici, discorsi del potere e i controdiscorsi diretti interessati che hanno sempre contrapposto le grandi narrazioni della Chiesa, ma anche del diritto penale, delle altre visioni, una delle quali, la più semplice, la più intuitiva, è dire io sono nato in questo modo, I am what I am, sono nato così, la natura mi ha fatto così, io cito un divertentissimo poeta del XV secolo, Pacifico Massimo d'Ascoli, che nelle sue sfacciatissime poesie latine a un certo punto dice il mio nome è Pacificus,
probabilmente mi sono andato dai miei genitori perché sapevano che sarei stato passivo, perché la natura mi ha fatto nascere passivo. L'idea che i comportamenti omosessuali potessero essere dei comportamenti magari sì contro natura, ma secondo la natura dell'individuo, è un problema talmente sentito nel pensiero antico che niente di meno che San Tommaso d'Aquino deve fermarsi nella Summa Theologalis per mettersi a discutere di questa tesi e dimostrare che sì, è vero, alcuni comportamenti possono essere connaturati secondo la natura dell'individuo, però si tratta di una natura particolare, sono connaturali secondo un quid, non secondo la natura della specie umana, ma secondo una natura deviata e malata, come può essere quella dell'idrofobo, della persona malata di rabbia, che non sopporta la vista dell'acqua. Gli sarà forse connaturato, perché è malato di quella malattia, non sopportare la vista dell'acqua, però per la specie umana bere è necessario, quindi è secondo natura non trovare l'acqua qualcosa di negativo. E così è il comportamento omosessuale, che potrà anche essere connaturato a un individuo, ma lo è comunque secondo una natura malata. Tra l'altro a me piace come si dice di Sant'Agostino, è molto elegante il suo pensiero. Tenete conto che questo pensiero è diventato il pensiero ufficiale della Chiesa Cattolica per i secoli a venire. E quindi la teorizzazione del fatto che esiste un'unica natura umana, che c'è cioè, nella persona umana, dice maschio e femmina, Dio li creò, cioè eterosessuale. E il problema è tutto quel cioè, dov'è il sillogismo? Maschio e femmina li creò, non si capisce bene. Il punto, 2500 anni di dibattito sono intorno a quel cioè, a questa naturalità del fatto che essendo maschio e femmina la natura umana può essere soltanto eterosessuale, mentre invece è proprio il fatto che l'omosessualità esista che smentisce questo modo di vedere le cose, ed è questo che scatena l'omofobia, perché è il granellino nell'ingranaggio che dimostra che tutto quello che tutti credono di sapere è sbagliato. L'esistenza fisica delle persone omosessuali confuta l'idea che l'eterosessualità sia l'espressione di un piano divino, che non deve essere necessariamente quello degli dei cristiani. Ripeto che questo piano divino per gli stoici è quello degli dei, di Giove, ci capiamo, no? Il piano che Giove ha creato nella natura. Allora, di fronte a queste resistenze, io parlo ancora qualche minuto perché se dopo non so quando dobbiamo stare qua, ma però il dibattito è importante, quindi ci conteniamo. Però ho per esempio dedicato un capitolo a raccontare dei matrimoni tra omosessuali nel 1500 in Italia. Allora, nel libro ho dato molta importanza all'Italia, ho raccontato molti aneddoti, ho raccontato molti personaggi, perché una delle mie tesi è che fino ad oggi gli storici hanno detto che l'omosessualità, la coscienza sociale dell'omosessualità come fenomeno a parte, nasce nell'Europa del Nord nel Settecento, ma lo hanno detto semplicemente perché nel Settecento il Nord Europa diventa il fulcro della civiltà occidentale e comincia ad avere un'enorme produzione archivistica, perché prima di allora questo fulcro stava sul Mediterraneo e sull'Italia, i cui documenti penali o di altro genere risalgono al 1200. E infatti, guarda caso, io trovo attestazioni di sottocultura omosessuale a partire dal 1200. E dal 1200 perché dal 1200 cominciano i documenti. Chissà, magari anche un po' punto interrogativo, non si può fare storia senza documenti, quindi è solo un ipotesi. Però questi documenti italiani ci raccontano, per esempio, di un gruppo di sodomiti di Roma che attorno al 1550, così, si trovavano presso la chiesa di San Giovanni a Porta Latina. Uno di loro era un frate, un prete, aveva le chiavi, o sacrestano, se non mi ricordo esattamente quale ruolo avesse, comunque c'erano anche dei clerici tra di loro, i quali usavano questa chiave per entrare nella chiesa dove venivano celebrati dei riti matrimoniali secondo il rituale del matrimonio ecclesiastico. Ovviamente, quando la cosa si è venuta a sapere, non c'era solo il reato di sodomia,
c'era anche il reato di blasfemia e quello di eresia. Quindi figuriamoci se ne hanno catturati 11 su 30, 8 li hanno condannati a morte, li hanno impiccati, li hanno bruciati sul ponte di Castel Sant'Angelo e buonanotte al suonatore. Allora, per me è stato importante ricostruire questa vicenda, mettendola in parallelo con un'altra vicenda di un gruppo di chierici di Napoli invece, che sono stati processati dall'Inquisizione perché avevano fatto delle proposizioni ereticali, affermando che il rapporto tra un uomo e un uomo non è più peccaminoso di quanto non lo sia il rapporto tra un uomo e una donna se non esiste coercizione, stupro, eccetera. E questa è una proposizione ereticale, quindi di competenza dell'Inquisizione. Ma mi è interessato studiare questi casi perché è venuto fuori che quello che noi davamo per scontato, cioè che l'interesse per il matrimonio sia un portato recente, moderno, contemporaneo, sia una delle nostre idee moderne, quando invece l'aspirazione al riconoscimento, a una sanzione non sociale, perché questo gruppo di 30 persone non era una società, però comunque un riconoscimento da parte degli altri dell'importanza, del significato del rapporto tra due persone. Queste persone si sposavano davanti a Dio e davanti alla loro piccola comunità di 30 persone. Per loro è importante, al tal punto importante da rischiare la vita pur di poterlo fare. E infatti persero la vita per averlo fatto. Ma a noi interessa vedere che di fronte a chi ci accusa di esserci inventati delle esigenze per capriccio, possiamo dire, grazie ai documenti storici alla mano, che questa aspirazione in realtà è un'aspirazione antica quanto la razza umana. Giovenale parla dei matrimoni tra i cinesi nelle sue satire. In realtà la minoranza omosessuale ha sempre aspirato all'eguaglianza, esattamente come ha sempre aspirato all'eguaglianza le donne e gli schiavi. E noi siamo in un'epoca in cui per il cambiamento della struttura sociale, nel momento in cui Aristotele aveva detto che se gli dèi avessero voluto che non esistessero schiavi, avrebbero creato gli arcolai in grado di funzionare da soli. Ecco, adesso i nostri arcolai funzionano da soli, non c'è più bisogno degli schiavi, la schiavitù è stata abolita. E non c'è più bisogno delle donne legate agli arcolai per produrre i tessuti, e quindi per la prima volta è diventato possibile concepire l'idea di una eguaglianza sostanziale, non soltanto di estratta dignità tra uomo e donna. Ed è la prima volta in cui la famiglia, che per molti secoli, che per millenni è stata una determinata cosa, sia diventata un'altra cosa, e diventando un'altra cosa apre lo spazio a riflessione sulla famiglia omosessuale. Siccome questo è un punto importante, prima di lasciarvi in pace, lo voglio spiegare meglio. Quando dico che le sentinelle in piedi si inventano una famiglia che non è mai esistita, io insisto che è importante conoscere la storia, perché noi siamo l'ultimo segmento di una linea che viene dal passato e va verso il futuro. Noi ci troviamo in questo pezzettino di una linea che non inizia con noi. Io vi sto parlando di una lingua che noi abbiamo ereditato dai nostri padri. Nessuno di noi l'ha scelta deliberatamente, è qualcosa che ci siamo trovati e con essa abbiamo importato anche un modo di concepire le cose, di catalogarle, di definirle, perché le definizioni che vediamo sono quelle possibili nella lingua che noi condividiamo. E nello stesso modo lasceremo ai nostri discendenti una società che abbiamo plasmato secondo i nostri desideri, non secondo noi. Il matrimonio per millenni è stata una maniera per gestire il destino di un patrimonio. Le famiglie, e già qui primo punto, che cos'è la famiglia per gli antichi romani? La famiglia, che non è la domus, è l'insieme di tutte le persone possedute dal patrimonio familias. Quindi, innanzitutto, gli schiavi. Nell'orazione di Cicerone, mi ricordo il quale, in cui accusa Rivale di essere andato incontro al suo difeso, cum familia, non è che stava dicendo che è andato con moglie e figli a farmi feste con i fiori, era con una masnada di schiavi, con i randelli, per farlo fuori. C'è un telefono che suona, può essere spento, si può andare fuori a rispondere. Grazie. E quindi la famiglia è una cosa determinata, è l'insieme delle persone costituite dal pater familias, gli schiavi, la moglie,
che viene data in munus da un maschio a un altro maschio, viene consegnata, la moglie viene data in sposa, viene consegnata assieme a dei beni, c'è un insieme di beni che cambiano famiglia, appunto, e poi i figli su cui il padre ha il diritto di vita o di morte. Questa è la famiglia latina. Il matrimonio è un modo in cui due domus, due famiglie, creano un alleato. Ci sono dei documenti molto carini del Rinascimento in cui un nobile, un signore, conferisce l'incarico a un letterato, un ambasciatore, di trovare moglie al figlio che tipicamente ha 10 anni, perché sono i genitori che trovano moglie o marito ai figli, ai quali poi, una volta che loro hanno deciso, verranno presentati. Cominciate a vedere qualche piccola differenza con la nostra concezione della famiglia, che questa famiglia tradizionale proprio non la riconosciamo assolutamente come la nostra famiglia, ecco esattamente quello che intendo dire. E in queste lettere si trovano delle espressioni come: spero che voi riusciate felicemente a creare questo parentado, perché lo scopo del matrimonio è creare una parentela tra famiglie che si alleano, e se sono famiglie potenti saranno dei regni, o delle, se sono famiglie di contadini magari mettere insieme due campi confinanti, e soprattutto produrre la manodopera per mandare avanti quei campi, perché non c'è la luce, non c'è la pensione, e da anziani i vecchi verranno mantenuti dai figli che lavoreranno a quella terra. In queste condizioni è semplicemente impensabile che un essere umano possa non sposarsi, perché la famiglia è un arrangiamento di tipo economico. Io ho letto un trattato divertentissimo rinascimentale che spiegava che gli adulti, i genitori, devono tenere bene a freno i giovani, specialmente nell'età dell'adolescente, quando il sangue bolle, noi diremmo hanno gli ormoni a mille, perché dai giovani, essendo dissennati, fanno delle cose completamente fuori da qualunque razionalità. Una delle cose che sono capaci di fare in questa condizione di orgasmo è quella di sposarsi per amore, una delle cose più stupide che si possano fare, perché l'amore va e viene e va. Oggi sei innamorato, ma tra 2 anni non sei più innamorato. Soltanto un matrimonio che si basa su una comunanza di interessi, mettere insieme una bottega, avere dei figli per gestire questa bottega, alleare le famiglie tra di loro, solo questo matrimonio è destinato a durare. Il matrimonio che si basa sull'amore si basa su un capriccio, e quindi i giovani vanno tenuti con a cui taglio corto. Ma voi riconoscete la nostra famiglia in questo tipo di discorso? Qualcuno. Quando io sento il prete, quando vado, sono andato al matrimonio di mio cugino, quando sentite il prete che diceva dal pulpito: i nostri fratelli Tizio e Caio sono venuti qua perché si amano, perché la famiglia è il luogo dell'amore, hanno voluto costruire il luogo dell'amore. E io ho pensato: avete perso la guerra. Perché nel momento in cui dite che quello che fa stare insieme una famiglia è l'amore, non avete più nessun argomento per dire che se due uomini e due donne si amano, non sono una famiglia. E l'unica alternativa che avete è fare come hanno fatto coerentemente le sentinelle in piedi, a dire che la famiglia non è il luogo dell'amore, e l'amore è il luogo della riproduzione della prole che serve per motivi economici. Folle, ma coerente con una tradizione del passato. Ma l'altro che tutti dimenticano è che la famiglia fondamentalmente nel passato è un contratto fra due famiglie. L'idea che i due sposi debbano essere consenzienti è una burla, tant'è vero che esistono delle leggi che puniscono la sottrazione consensuale del figlio di famiglia. Io vi ricordo che sia minorenni fino a 25 anni l'antichità, ossia è un reato avere sposato un ragazzo o una ragazza che intendeva farlo senza il consenso dei genitori. Oggi un matrimonio fatto contro la volontà della persona sposata è nullo. Nell'antichità ci sono delle leggi che proibiscono il matrimonio se non sono d'accordo i genitori. E è un contratto fra due famiglie che la Chiesa, che è stata per 1000 anni in mano a dei monaci sessuofobi a livello proprio di patologia mentale, che stavano in cima a una colonna e odiavano il mondo, ma lo dichiaravano proprio. Il contemptus mundi è una delle colonne del pensiero cristiano medievale, il disprezzo del mondo. Queste persone non volevano avere a che fare con una cosa schifosa come il sesso, per cui il matrimonio
veniva benedetto fuori dalla chiesa, davanti alla chiesa, esattamente come oggi il prete può benedire le mucche, le motociclette, le capre. Una volta si benedivano gli sposi. Ecco il concilio di Trento che il matrimonio entra in chiesa, ma fateci attenzione, è rimasta traccia di questa origine nel fatto che il sacramento del matrimonio è l'unico sacramento cattolico in cui i ministri sono gli sposi. Tutti gli altri ministro e sacerdote, non mi conferma, non ho detto nulla di ereticale, perché è rimasta traccia di questo millennio e mezzo durante il quale il matrimonio è stato un contratto laico tra famiglie per creare un'alleanza, spesso all'insaputa dei ragazzi sposati. Ragazzi, questa è la famiglia tradizionale, di questi sentinelli in piedi stanno parlando, vi rendete conto? È una cosa totalmente diversa. Ecco, ho fatto questo esempio per dire, con questo esempio ce ne sono 499 nel libro, che tante cose che noi crediamo di sapere, in realtà, una volta che studi i documenti, sono completamente diverse. E per me era importante scrivere questo libro, proprio perché ero stufo di discussioni in cui si davano per scontate dei miti, uno dei quali appunto che l'omosessualità è un'invenzione recente, un altro che le persone omosessuali che sono fatte imporre dall'esterno la concezione di quello che sono, non è vero, tanto è vero che hanno inventato loro le parole per definire l'omosessualità, hanno inventato un militante omosessuale nel 1869, ma anche altri termini, uranista, gay, queer, sono tutti termini che vengono dalla comunità omosessuale, che si autodefinisce nei confronti del mondo, che ha sempre avuto un ruolo fondamentale nel definirsi di fronte alla società, che non è mai stato un oggetto passivo di una riflessione, ma ha sempre cercato di dialogare con la società, ovviamente da una posizione di minoranza, non è che puoi fare la voce grossa quando sei il 5% della popolazione. Ovviamente la sua è sempre stata una voce della ragione, la ragione è quella che usa chi non ha la forza, dicono i fascisti, no? E noi non avevamo la forza. E basta, insomma, dopo, se ci sarà tempo, parleremo di Aldo Mieli, è uno di questi esempi, è il primo militante italiano in epoca fascista, poverino, ha cercato di far nascere un movimento omosessuale, però io ho già parlato troppo, quindi... Giovanni, sei un vulcano. Un vulcano. Voglio sapere due cose. Da almeno 40 anni ritengo per me ovvio. I libri che la Pozzinieri e Cetici hanno pubblicato su come si leggono questi passi della Bibbia. Sono gli studi degli anni 60, 70. Sono pubblicazioni oggi irreperibili, ma mi sono trovato molto d'accordo. Quindi in Italia c'è una letteratura straordinaria, come si leggono questi passi che vengono usati contro gli omosessuali. E c'è l'utilizzo del metodo storico che nei miei libri ho sempre utilizzato, grato soprattutto agli ebrei, ed è purtroppo, come dici bene tu, non divulgato, non conosciuto. Ma pensate, in questi giorni è finito a Forlì uno dei più grandi studiosi del mondo, ha fatto convenire una decina di altri come si leggono la Bibbia, i passi cristologici. Ed allora è chiaro che il testo di Barbaglio di 30 anni fa sulla lettera ai Romani ci spiegava come Romani 1,26, il testo sulla Fusis che tu citavi, è un testo storico. Viene inserito a pie pari in un contesto dei vizi e delle virtù stoiche. Mi ricordo, allora ero giovane, questi studi ebraici e greci mi affascinavano, per me sono diventati un'acquisizione comune e mi stupisco che purtroppo, devo riconoscerlo, non fanno parte del patrimonio di studio dei teologi di oggi, ma della mia generazione sì, e tuttora anche in Italia Alberto Maggi e altri hanno in questi giorni riproposto queste tesi. Senza metodo storico si fa dire alla Bibbia tutto ciò che vuoi. Nell'Esateuco, cioè il libro più il Pentateuco, troviamo 86 volte va e uccidi. Va. Un bel Dio criminale assassino,
se mi permettete. Se uno legge la Bibbia in questo contesto, allora la Bibbia non è né da salvare né da difendere, la Bibbia è da leggere, ma ci sono quelli che dalla Bibbia vogliono estrarre i loro pensieri e altri che usano la Bibbia per condannare gli altri. No, questo è l'unico modo con cui non si legge la Bibbia. Per leggere la Bibbia bisogna conoscere i metodi storici critici, un po' di ebraico e il greco, perché altrimenti non si accede a nessun libro. Quindi quello che facciamo, per esempio, laboriosamente nella mia comunità e nelle comunità di base, è di accedere alle fonti ebraiche e greche dei testi. È un lavoro interessante. Sai, ti sono molto grato di tutto questo, perché se penso a quello che è avvenuto e posso aggiungere un particolare, che cos'è avvenuto? Penso agli studi di Zimmermann, penso agli studi di Mauro Pesa, Adriana Destro, altri. Che cos'è avvenuto nel 120-130 quando nasce il cristianesimo come religione separata dall'ebraismo? Che cos'è avvenuto? Tutto si è platonizzato. Quello che dicevi tu, tutto si è platonizzato e a partire dal 130-135 noi cominciamo a avere addirittura l'idea di un Gesù Dio. Gesù Dio sarebbe stato un errore, perché mi chiami buono? Eis o Zeos, Agathos, dirà Gesù amato, solo l'unico Dio è buono. Gesù non avrebbe chiamato il 118 davanti a uno che lo pensasse come Dio, no? Ebbene, questa parentesi, o meglio, questa necessità di colimare con la cultura, come dicevi tu, non potevano vivere nell'aria, ma è stata una tradizione che ha divinizzato Gesù e ha eticizzato il cristianesimo sulla fonte cristica. Questo mi pare molto interessante. Leggerò con avidità il tuo libro, con avidità. Voi sapete che io ho un'antica parentela con Giovanni, perché 22 anni fa, me lo ricordo bene, con tua mamma fondammo un paesino lassù, l'associazione Agendo, associazione dei genitori che hanno dei figli omosessuali. Sono trascorsi 22 anni, mi porterai a tua mamma un abbraccio. Grazie, mamma. Allora, immagino che questo fitto fuoco di riflessioni di Giovanni e Franco abbia suscitato in voi delle domande. Sentitevi liberi di esprimere. Se volete venire più con il microfono, niente. Ah, ok, va bene. Stavo pensando al discorso che ha fatto lei parlando di omosessualità nel periodo ellenico-tardo-ellenico, e stavo chiedendo se forse non sarebbe corretto fare un discorso parallelo di quello che era considerata all'epoca più come sodomia. Questo discorso non so dell'onore, mi fa venire in mente la storia di Caio Giulio Cesare, che a 20 anni viene mandato a missione dal re Sommelio di Bitinia, riesce in questa sua missione e quando ritorna a Roma tutta l'opposizione lo accusano di essere stato sodomizzato da questo re. E questa storia poi tornerà, diciamo, per tutta la carriera politica di Cesare. Quindi, quando lei diceva, parlava di omosessualità nell'antica Grecia, c'era questo discorso di dire che il concetto di omosessualità non è un concetto nostro di oggi, ma appunto un concetto antico, non va forse più appunto diviso considerando quello che è la cosa parallela della sodomia, che c'è ancora oggi, c'è questa grandissima confusione. Cosa voglio dire io? Voglio dire che l'omosessualità non necessariamente deve essere anche sodomia, ecco. Io non ho detto esattamente che anche il mondo antico aveva la nostra idea di omosessualità. Ho detto che ritengo che
la realtà dell'omosessualità sia una cosa che esiste in sé senza bisogno di essere creata dall'esterno, ma che ogni epoca ne dà una interpretazione, una lettura diversa, per cui la nostra visione dell'omosessualità non è sicuramente quella dei tempi di Giulio Cesare. Ci sono delle spiegazioni, ma anche dei pregiudizi differenti a seconda delle epoche. Uno di questi appunto è quello, ma non, questo non è un problema solo storico, io dedico un capitolo a quella che ho battezzato, su cui ho adottato la definizione di omosessualità mediterranea, che è quella visione dell'omosessualità che definisce innanzitutto il comportamento omosessuale in base alla sodomia e non ad altri tipi di atti sessuali, e definisce l'omosessuale soltanto colui che è passivo nell'atto di sodomia, mentre l'attivo viene categorizzato in modo diverso. Lo troviamo in Catullo, per esempio, gli antichi romani, queste calunnie che vengono fatte contro Cesare servono allo scopo di fare di lui un cinedo, cioè quello che per l'antichità è omosessuale, ma lo troviamo in Catullo in un momento strano in cui sta dando dei cinedi a Furio e Aurelio e li minaccia dedicato a vos e il rumavo, cioè vi sodomizzerò e vi costringerò a praticarvi il fuoco corale per non prendere le orecchie di nessuno. Qualche cosa che per me è completamente dissennato, perché stai accusando qualcuno di essere omosessuale e per punirlo minacci di compiere un atto omosessuale su di lui. Allora è evidente che per la mentalità antica la definizione di omosessualità non combacia con la nostra, perché l'omosessuale è soltanto colui che subisce un atto di penetrazione. E questo lo troviamo non necessariamente soltanto andando a parlare del passato, ma lo troviamo nella società italiana, in tutta quell'area del Mediterraneo, sud della Spagna, dell'Italia, dell'Africa del Nord, in cui c'è una definizione di omosessualità in questi stessi termini, per esempio nella figura del femminello napoletano, del Ricchione. E io metto in parallelo i documenti scritti dalle richieste di invio al confino dal questore Molina di Catania nel 1936, nel quale egli dichiara che Tizio va in giro, è pericoloso perché è un pederasta, termine usato in fascismo per definire gli omosessuali, è un pederasta e si aggira per la città adescando giovani dell'altro sesso, e di un altro dichiara che è pederasta e si è sottomesso ai voleri dei maschi. Allora tu dici, vabbè, è un discorso del potere in cui si categorizza l'omosessualità in un certo modo. No, perché poi nelle suppliche che ho studiato nell'archivio di Stato di Roma degli omosessuali che chiedono la grazia, trovo una lettera di uno che dice: sono sposato, padre di famiglia, di 3 figli, e quindi ho dimostrato di essere proficuamente attivo e quindi non posso essere un pederasta. Allora noi abbiamo nell'Italia del 1936 una definizione di omosessualità che non solo non combacia con la nostra di oggi, ma non combacia neanche con quella del questore di Firenze, che quando scrive lui le relazioni di invio al confine degli omosessuali cita Freud e definisce l'omosessuale sulla base di un orientamento. È chiaro che nella stessa nazione, nello stesso anno, nello stesso momento, sono in azione due tassonomie, due classificazioni non coincidenti, in conflitto fra loro, dell'omosessualità, come lo sono tuttora peraltro. Sulla questione della sodomia, c'è da dire che per lungo tempo nell'antichità l'omosessualità è stata identificata con l'atto sodomico, al punto tale che io me lo chiedo molte volte nel corso del libro. Ma è davvero possibile che l'atto più semplice, più rapido, quello che ti fa rischiare di meno di essere condannato a morte, cioè infilarti in un angolino buio, in piedi e praticare una masturbazione reciproca di qualche minuto? No, devi proprio farti beccare con atti in cui devi sodomizzare il ragazzino che così si sente violentato e ti va a denunciare. Ma è possibile che i nostri ragazzi sono così scemi da non essere capaci di inventare una masturbazione? Oppure forse gli atti di masturbazione vengono classificati in una categoria a parte, definita di non sodomia, per cui a noi nei processi sono arrivati soltanto gli atti di penetrazione anale. Tanto è vero che, questa cosa me la fa pensare,
il fatto che a un certo punto nel Settecento, con Alfonso di Liguori, con una serie di teorici, si comincia a parlare di sodomia perfetta soltanto quando c'è stata la penetrazione anale con l'eiaculazione. Tutto il resto viene catalogato come mollizies, entra in un'altra categoria. Tanto è vero che quando la polizia francese all'inizio del Settecento, c'è un capitolo dedicato ai rapporti di polizia di Parigi che sono divertentissimi per noi, non per i poverini che hanno dovuto subire queste cose, in cui però la polizia non agisce più nel tentativo di fare applicare la legge e quindi condannare a Roma i colpevoli, ma con un'ottica di prevenzione, comincia ad arrestare tutti quelli che dichiarano che loro amano solo gli uomini e non amano le donne, a proposito dell'invenzione dell'omosessualità, eccetera, no? O uno viene accusato perché ha detto che insomma i poliziotti continuano a tartassarlo, ma lui è froccio e se ne vanta. Ok, è un fame e se ne vanta. Puniscono questo tipo di atti. In quest'ottica di prevenzione, gli atti di masturbazione reciproca esplodono improvvisamente. Allora, nel 1699 la razza umana ha inventato la masturbazione reciproca, oppure nel momento in cui il regime di polizia sostituisce come strumento di controllo il processo medievale, anche questo tipo di atti diventano rilevanti dal punto di vista penale e improvvisamente si inizia a tenerne conto. Io credo che noi oggi viviamo nello stesso tipo di problematica, ossia che la nostra società è affetta da sodomania, il termine non è mio, è uno studioso americano, e tende a escludere dal discorso sull'omosessualità tutto quanto non è coito anale. Ed è una scelta ovviamente di tipo, è una scelta fatta per calunniare l'omosessualità, perché tutto quello che è affettività, dono reciproco, convivenza, amore, ovviamente quello non fa parte dell'omosessualità, c'è soltanto un atto di penetrazione anale. Quello che dici è vero. Dopodiché allo storico si presenta il problema di capire se questa prevalenza del discorso sodomitico nei documenti antichi sia la descrizione di un dato di fatto o sia un artefatto statistico. Il mio libro sostiene la seconda tesi, è un artefatto. I documenti ci tramandano solo ciò che i nostri antenati hanno ritenuto rilevante tramandarci. E quindi, siccome la masturbazione o altri piatti non erano rilevanti, li hanno rilevati. Grazie. Del punto che ho letto tanti di quel file, che sembra che ci conosciamo. Sono una storia con Fino, sono protestante di scuola valdese e avevo due osservazioni da fare. Una, basata sull'esperienza personale, all'inizio hai attribuito simpaticamente al monopolio cattolico la chiusura nei confronti degli studi accademici sull'omosessualità. Mi piacerebbe crederci, ma è solo una parte della verità. Nell'87 al Dipartimento di Studi Politici, quando c'erano in carica 214 studenti e con una guida dichiaratamente marxista, perché allora c'era Gian Mario Bravo, c'era Cosconi, proposi un progetto di osservatorio sulla sessualità, mi fu risposto che loro lì si occupavano di problemi reali. È un dato storico che la dottrina ufficiale del Partito Comunista fino a pochissimo tempo fa fu che l'omosessualità era una tra le tante deviazioni della società borghese decadente, essere revocate a Pierpaolo Pasolini, espulsione, legate a abusi, eccetera, eccetera. Per cui fosse vero che il blocco non fuggia soltanto dalla parte cristiano-cattolica, perché il protestantesimo almeno in Italia ha scelto maggioritariamente, come si sa, un'altra strada, qui sono a Pinerolo, Torre Pellice, sede del sinodo protestante, due passi. Purtroppo non è così. C'è una forte tradizione di omofobia laica che si è basata anche su presunte teorie fisiologiste in fase vittoriana, eccetera, eccetera. Hanno fatto le loro vite. Seconda osservazione è teologica, perché giustamente tu richiami al fatto che i concetti vanno filtrati, studiati storicamente nel loro contesto. La Bibbia non può essere definita un libro nel senso moderno, a nessun titolo, in nessun modo la Bibbia
Bibbia è stata scritta come raccolta di libri e di strati letterari incrociati, totalmente eterogenei per più di 1300 anni. E mi pare che la parte attribuita più antica sia il Carmine di Deborah, siamo più o meno sul 14 secolo avanti Cristo. Per cui, per esempio, le famose frasi del Levitico, messe lì avanti, ovviamente a scopo teologico, così tante volte, così tanti contesti, pertengono a una società ancora nomadica in cui l'ossessione è fondamentalmente per la preservazione del clan, perché la storia dell'Antico Testamento è una storia di stracci, di eccidi, di guerre tribali, di faide tra tribù, per cui la preoccupazione è per prevenire la possibilità materiale reale che non si estinguesse. Questo spiega anche il fatto che il lesbismo sia totalmente ignorato, perché il lesbismo non era percepito come socialmente pericoloso. Due donne potevano giocare, essere intime, in ogni caso sarebbero state tenute a sposarsi, farsi inseminare e portare i figli. Non mettevano in pericolo la persistenza del clan. Poi nel tempo le cose cambiano, tant'è vero che c'è stato, forse c'è ancora, ho perso le tracce, un'associazione omosessuale intitolata Davide Giornata, perché poi in altro libro, in altro contesto, abbiamo la relazione quasi conclamata di un figlio di capo di Stato, il re Saul, Giovanetta, con un generale dell'esercito. Ok, è un argomento controverso, cioè, però è comunque prodotta come calunnia da parte del monarca. Comunque resta un episodio controverso, ma è un indice, una spia che nelle scritture qualcosa cambia. La stessa definizione di famiglia cambia nel tempo, al punto che un maestro ebreo di nome Gesù, a fronte del fatto che mentre lui è in un passo del Vangelo, in passiamo a Steo, viene chiamato fuori da sua madre, dai suoi fratelli, altre espressioni su cui non comincio neanche, lui risponde: no, la mia famiglia è qui con le persone che hanno scelto di essere con me e seguirmi. È cambiato parecchio questo, anche questo sono distinguo abbastanza importanti. Rispetto alla prima osservazione, in realtà siamo d'accordo. Diciamo che ho detto cattolici persino in docche perché la grande maggioranza degli italiani che ha fatto determinate cose era cattolici, però io sinceramente ho forti dubbi sul fatto che gli atei devoti come Ferrara rappresentino una branca del cristianesimo. Io ho addirittura detto prima: chiediamoci se siamo omofobi perché siamo cattolici o se piuttosto non siamo cattolici perché siamo omofobi. E pensavo proprio a questi fenomeni, pensavo alle sentinelle in piedi. Se voi andate su Facebook a vedere chi sono questi personaggi, troverete Forza Nuova, troverete Casa Pound, Lepanto. Cioè, io non credo che improvvisamente tutti i fascisti hanno sono caduti a cavallo sulla via di Damasco, hanno visto Dio e si sono convertiti tutti insieme. Sono chiaramente persone che stanno sfruttando strumentalmente la religione per portare avanti un programma in cui l'omofobia esisteva già prima ancora che avessero toccato un testo sacro. Per cui su questo siamo perfettamente d'accordo. L'omofobia è un fenomeno laico che usa, si veste della religione, ma se ci fai bene attenzione, quanto stavo dicendo prima, cioè che l'omofobia cristiana non nasce nel cristianesimo, nasce nel pensiero pagano, è proprio un sostenere che non è intrinseco del cristianesimo l'omofobia, è un portato storicamente spiegabile, possiamo discutere insieme da dove venga, non è questo il punto. Il punto è che non c'è nulla di intrinsecamente omofobo nella narrazione di Gesù di Nazareth, anche perché aveva ben altre preoccupazioni, lui era convinto che la parosia fosse prossima, per cui figuriamoci se si preoccupava di come fare a costruire famiglia, quello è un problema che comunque dopo lui. La seconda domanda era? Allora, prima domanda, siamo d'accordo. La seconda, scusami, era? Era circa la storicità, la storicizzazione della presunta omofobia della Bibbia. Faccio solo un inciso per ricollegarmi a quello che hai detto adesso. È passato sotto ordine all'attenzione dei media per vari motivi un paio d'anni fa la netta condanna da parte del Dalai Lama, per esempio, di tutte le pratiche sessuali non finalizzate alla procreazione, ivi compreso un caso del soffitto di sesso orale tra marito e moglie, e ovviamente anche beh, infatti, ma non c'è non voglio entrare nella polemica di chi dice che tutte le regioni sono intrinseca
esplicitamente omofobiche, cattive e picchiano i bambini. No. In realtà abbiamo avuto esperienze non solo laiche ma anche antireligiose, come lo stalinismo, come il regime comunista cinese, che sono stati profondamente omofobici. Questo dimostra che il legame tra religione e omofobia è un matrimonio di interesse e non è un rapporto di filiazione. Per la solidizzazione della Bibbia, attenzione, perché quando tu citi Davide e Jonathan, che è un qualche cosa che ho scelto deliberatamente di non inserire nel libro, proprio perché dico che non c'entri l'omosessualità, io ho fatto un supplemento online di altre 200 pagine, se avete voglia di scaricarlo dal mio sito, è un documento doc, se non vi basta questo, ho spiegato con molto dettaglio la questione del servo del centurione, Davide e Jonathan, perché secondo me non rientrano in una discussione storiografica dell'omosessualità antica. A me ha interessato molto il suggerimento di Garbini, secondo cui, a parte il fatto che questa amicizia virile così intensa non è molto diversa da quella di Gilgamesh o di Achille e Patroclo, ed è un luogo comune dell'amore cavalleresco di quell'epoca, ma qui entriamo in un discorso che è stato fatto e anche molto pesante, molto intenso. Mi incuriosisce la proposta di Garbini secondo cui la polemica antimonarchica avesse voluto inserire il sospetto di questo rapporto proprio per macchiare la memoria della monarchia contro cui la ierocrazia che scrisse fisicamente quel testo stava polemizzando. Dopodiché Garbini fa notare però l'esistenza di una tradizione che faceva di Davide e Giomata due fratelli, e questo spiegherebbe lo strazio dimostrato sul fede, eccetera, eccetera. In ogni caso, per me, da ateo, andare a cercare la giustificazione del mio diritto a esistere sulla base del compianto funebre di un re per un guerriero sembra un attimino azzardatino. La Bibbia non è un libro di ricette. La Bibbia è una riflessione sul significato teologico della storia del popolo di Israele, scritta secondo l'ottica di 200 generazioni fa. Non si possono ricavare ricette né per dire dobbiamo bruciare vivi gli omosessuali, ma neanche per dire Davide amava Giotta, quindi ho il diritto a esistere, perché questa forma di integralismo, questo che io chiamo la logica del supermercato, non lo sto assolutamente attribuendo a te, ho approfittato del fatto che mi hai dato il là per inserire un discorso che non avevo fatto, non lo sto attribuendo a te. Però è stato fatto la logica del supermercato per cui si entra nella Bibbia, si prende quello che fa comodo e si lascia tutto il resto. Accennare ad una memoria che mi hai fatto venire, Giovanni. Perché quando 32 anni fa, se non vado errato, nacque il gruppo Davide e Jonathan a Torino, io fui l'unico oppositore a dare quel nome, perché dissi, un ebreo legge quello come il codice dell'amicizia. Un'amicizia fino alla morte, al momento oltre la morte. Vederci l'omosessualità era proprio uno spinterogeno, mi capite? Nonostante tutto, a Torino, lo dico con rispetto, ma le cose vanno ricordate, fu fondato il gruppo Davide e Jonathan. Non so se vi ricordate, ma incredibile voler vedere dove non c'è, voler prendere dei pezzi della Bibbia, operazione non d'assassinio, non capisco, però mi ricordo questo episodio perché fu una battaglia di una sera a Torino dove dicevamo, ma guardate che qui l'errore è proprio voler ricavare una difesa dell'omosessualità da un racconto biblico fuori assolutamente da questa preoccupazione, da questo inno. Persi la battaglia perché il gruppo fu chiamato Davide Giorgio, totalmente. Chiamato Davide inizialmente, non Davide. Davide Giorgio è diventato secondo. Possiamo ancora fare una o due domande. Prometto che sarò breve. La mia è una questione personale. Diciamo in Italia di anni fa, arrivando fino a San Giovanni, i soldati passavano magari 10 anni in una campagna militare e non ricordavano.
passati difficili, sono passati lontani qua, che non abbiano poi instaurato dei rapporti affettivi e anche sessuali. Cioè questo magari è un po' difficile che siano riportati nei giornali, nei libri, perché magari non venivano qua scritte queste cose da noi. Però penso che magari questo figliolo abbia avuto la possibilità di chiedere. Domanda non banale, perché rimane tutta una serie di problematiche. La tua risposta in realtà, quando parli dei greci, manca un pezzettino, che le truppe greche si muovevano assieme agli schiavi, ai cuochi, alle prostitute, e quindi i loro bisogni sessuali li sfogavano in questo modo. Il fatto che mi raccontavano che a Pinerolo c'era un bordello militare è qualcosa che gli eserciti hanno sempre fatto, dove mettevano una guarnigione, aprivano un bordello per i soldati. Quindi è sempre stata l'idea che ci fosse la necessità di portarsi dietro, come gli asini, bisognava portarsi dietro le donne. Scusate se sono questo termine, ma i nostri anni ragionavano in questo modo qua. Ma invece di Annibale che è passato con gli elefanti, ma ti assicuro che aveva le schiave per fare quelle cose lì, ti assicuro. Noi quando facevamo il liceo classico le chiamavano le salmerie e raccontano che rallentavano molto le truppe. Certo che le rallentavano molto, ti immagini, i carri con i salami, con il fieno, le donne, gli schiavi che cucinavano, molto spesso li trovi sul Achille e lo scudiero. Ma quale scudiere? Era lo schiavo, perché secondo te lui si faceva da mangiare da solo, aveva lo schiavo che gli preparava da mangiare, capisci? Non dobbiamo pensare all'esercito antico come quello, però non voglio soffermarmi su questo, non abbiamo tempo, casomai ne parliamo dopo la fine, ma invece è importante un'altra cosa. La domanda è: quanto possono essere stati importanti i legami come quello di cui la Bibbia presenta non esattamente una realtà storica, ma una realtà mitica, è come il mito di Gilgamesh, è come il mito di Achille e Patroclo, che non sono racconti storici, sono racconti letterari, quanto può essere stato importante questo tipo di rapporti. Allora, io lo dico spesso quando ho detto questo, ricordatevi che fino a 100 anni fa le case erano piccole, per risparmiare spazio, per risparmiare sul riscaldamento, perché di notte il riscaldamento era spento, si dormiva tutti in due per letto, minimo, ma era talmente comune questa cosa che quando voi andavate in una taverna, l'oste vi metteva lui nel letto una persona. Se non volevate un'altra persona nel letto, dovevate pagare doppio, perché era scontato che in un letto stavano due persone. Era talmente nella mentalità dei nostri anni questa cosa, che quando Sua Maestà il Re veniva in visita a Pinerolo, per dire, non so in quale palazzo nobiliare l'avranno messo, però fino al 600, si preoccupava, il padrone di casa si preoccupava di trovare un sorvitorello giovane che non russasse, non si agitasse durante la notte e che aiutasse a tenere caldo il re, a meno che non gli volesse fornire una prostituta. Allora comunque dormivano in due, ma se il re non aveva intenzione di fare sesso, gli mettevano nel letto un paggio. La domanda che faccio io è questa: in 2000 anni in cui i nostri avi hanno dormito a due e ovviamente si mettevano maschi con maschi e femmine con femmine, voi potete immaginare che i 14enni della stessa famiglia messi insieme, il padrone e il servitore, non si siano mai lasciati andare qualche, chiamiamolo, gioco di mano? Io questa cosa non riesco a concepirla nemmeno, e nel mio libro discuto del fatto che probabilmente le testimonianze di questo fatto sono così rare per due motivi. La prima è che finora gli storici non ci hanno fatto caso, perché erano talmente ossessionati dalla sodomia che hanno cercato solo quello, invece qualche accenno ogni tanto appare. E l'altro è che probabilmente questa cosa era talmente comune, talmente normale, talmente parte del processo formativo dell'evoluzione di un dodicenne, tredicenne, quattordicenne, che non è che stava nel suo letto, nella sua cameretta a masturbarsi, ma stava nello stesso letto assieme a un'altra persona, e a questo punto si saranno masturbati insieme, immagino, ma al punto che questa cosa non era neanche ritenuta un atto sessuale. Noi abbiamo avuto un caso eclatante qualche anno fa, quando ci fu il processo contro Bill Clinton, che dichiarò di non avere mai avuto rapporti sessuali con Monica Lewinsky, invece venne fuori che aveva avuto un rapporto orale.
Sì, ma chiodo spergiura a questo punto di fronte alla corte, un reato piuttosto grave, e lui disse che quello non era un atto sessuale. Ebbene, un'inchiesta fatta in quel periodo mostrò che, non mi ricordo più, il 70-80% degli studenti universitari statunitensi riteneva che un rapporto orale non costituisse un rapporto sessuale, perché soltanto la penetrazione in quanto tale costituisce in sé un atto sessuale, ok? Allora, se la pensiamo così noi, moderni, oggi, non vedo per quale motivo noi diremmo che dovessero pensare nello stesso modo. C'è un libro molto bello, che consiglio sempre quando vado in giro, The Friend, di Alan Bray, che si fa proprio delle domande su che cosa costituisce l'amicizia per i nostri anni. Partendo da un dato quasi ridicolo, lui trova in Inghilterra un sacco di tombe in cui due uomini o due donne sono stati sepolti insieme pur avendo mogli, figli, mariti, eccetera. E lui arriva alla conclusione che l'amicizia per i nostri avi non è il dono dell'anima, come diciamo noi oggi. L'amicizia antica è il dono del corpo, al punto da essere sepolti insieme. Amico è colui che è tuo amico corpo e in subordine anima. E quindi questo lascia aperta la possibilità che una serie di comportamenti che noi oggi classifichiamo come omosessuali e diciamo quindi anticamente saranno stati definiti sodomitici, in realtà nell'antichità fossero definiti le cose che fanno due amici che sono insieme nello stesso letto, che sì, vabbè, si sa, sono cose da ragazzini. A me è successo quando ero ragazzo io che discutevo con i miei amici, ma tu quando hai scoperto di essere gay, cosa hai fatto? E ricevevo da persone del sud Italia la risposta che, ma no, io fino a 22 anni non ho fatto niente. Sei rimasto dentro di fino a 22 anni? Eh sì, perché io fino a 22 anni ho fatto solo quelle cose che fanno i ragazzini tra di loro, compini, sei, scusate le parole, ma insomma, il concetto era, io fino a 22 anni non ho avuto rapporti anali e quindi io non ho mai avuto rapporti sessuali. E di nuovo, se la pensiamo noi così oggi, nel ventesimo, la pensavamo così nel ventesimo secolo, non vedo perché non potesse, questo stesso tipo di ragionamento strano non potesse essere fatto anche nell'antichità. Dopodiché, ed è finalmente la risposta alla tua domanda, il punto è che nella concezione di che cos'era la sodomia all'epoca, probabilmente chi compiva quegli atti non aveva nessuna coscienza di stare compiendo un atto sodomitico. Tanto è vero che abbiamo dei processi quasi farseschi, io cito quelli del caso di Fanny in Olanda nel 1730, in cui i contadini accusati di sodomia non si rendono neanche conto di avere compiuto degli atti sodomitici, perché sapevano cos'era la sodomia, il parroco glielo diceva dal pulpito, però la loro visione delle cose è quella di due braccianti che durante l'interrogatorio viene fuori che alla fine della giornata di lavoro uno dei due chiede all'altro, due ragazzi, andiamo a giocare alla puttana? Giocavano alla puttana. Non concepivano il fatto che stessero compiendo un atto di sodomia. Era un gioco per loro. Quindi c'è proprio una discrepanza, direi. C'è tempo ancora per una, oppure chiudiamo qua. Il che significa che devo maledire l'avvento del riscaldamento e la sua diffusione per la mia adolescenza completamente priva di attività sessuale. Possiamo anche vederla così. In realtà l'idea che fosse necessario tenere lontani gli adolescenti dalla sessualità è un'idea abbastanza recente, perché se tu guardi le opere, l'opera lirica, l'opera cantata in detto, veniva eseguita durante il carnevale, quindi ci sono molti personaggi comici. Uno di questi personaggi che appaiono molto spesso in epoca barocca, ma fino al cherubino di Mozart, è quello del paggetto, che è un ragazzino, un adolescente, che ha dei pruriti sessuali e che ovviamente non riesce a mettere in atto. E questo per il pubblico di quell'epoca è un personaggio comico, divertente, perché fa ridere l'idea di un ragazzino che pretende di avere accesso alla vita sessuale pur essendo soltanto un ragazzino. È molto probabile che in questo periodo, in questo contesto, ci sia tutta una serie di giochi adolescenziali, li chiamiamo giochi per ipocrisia, di coiti, di rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso, che sono gli unici che garantiscono lo sfogo sessuale di questi ragazzini, evitando di corrompere, di far venire meno l'onore di una donna. Perché il problema fondamentalmente è che
l'atto sessuale disonora chi lo subisce, a meno che non sia al riparo del matrimonio. E quindi questi ragazzini hanno fatto questo tipo di esperienze, secondo me, ripeto, manca ancora una documentazione storica precisa su questo. Però il discorso della tua adolescenza è anche frutto di una, della tua, della nostra, di tutti adolescenti, di una messa al riparo degli adolescenti dai pericoli che costituisce la sessualità. Diciamo dopo Freud che ci insegna che anche i bambini hanno una sessualità e quindi, come già Sant'Agostino aveva perfettamente intuito, anche il bambino può peccare di sessualità e quindi la messa al riparo, quindi la campagna contro la masturbazione, quindi tutta una serie di cose che i nostri anni non si segnavano neanche. Il medico calvinista Tissot, che scrisse un trattato contro la masturbazione che ebbe un successo strepitoso in area protestante, ebbe decine di traduzioni, ristampe, anche perfino in italiano, in cui sosteneva che la masturbazione stillava, si basa su una concezione premoderna, per cui lo sperma è un distillato del liquido nervoso. E quindi se ti masturbi troppo svuoti la colonna vertebrale e ovvio che ti vengono delle paralisi, delle corde o di venticecco, esattamente. E questo tipo di preoccupazione nell'antichità non c'è, lo danno quasi per scontato i confessionali medievali che i ragazzi si masturbino e gli danno 10 giorni di penitenza, non gli danno 4 anni, 5 anni di penitenza. C'è proprio tutta una casistica che dice se sarà minore dei 18 anni o una settimana o una serie di preghiere, se invece sarà sopra i 20 anni allora digiuni da 3 anni. Quindi c'è proprio un modo di pensare che sta dicendo che è minorenne, certe cose le fa perché è minorenne. Comunque non è che se adesso si spengono gli scaldamenti succedono tante cose. Queste sono cose personali che bisogna vedere quanto privacy. Comunque prima parlavi di paesi anche appunto della paesi magrebini. Io ho capito di andare qualche volta ma anche più posti e magari quando sono giovane solo così, ma anche sono giovane e c'è molta bisessualità, c'è molta bisessualità, si chiama omosessualità di compensazione. Come ha detto giustamente Busi, l'omosessuale per i ragazzi non è il sostituto della donna, è il sostituto della capra. Piuttosto che andare con una capra vanno con un altro uomo, ovviamente è un paradosso, però cerchiamo di capire, una cosa è cercare uno sfogo in una situazione in cui non esistono alternative e ti accontenti del peggio perché meglio non lo puoi avere. Una cosa è avere un orientamento interiore verso una persona dello stesso sesso. Sì. Pasolini ha verificato con i suoi occhi l'evoluzione di una società come quella italiana che attraverso la rivoluzione sessuale nel corso di una, massimo due generazioni, ha fatto venire meno la necessità dello sfogo con il frocio, perché è così. Andrea Pini ha scritto un libro che ha intitolato Quando eravamo froci, che parla degli anni dal 45 al 69, in cui la parola è usata con intenzione, perché nella mentalità di questi borgatari c'è il maschio, c'è il frocio. Il frocio è quello che soddisfa i bisogni del maschio, e loro ovviamente erano maschi. Ma non c'è più bisogno del frocio, perché a questo punto ormai la ragazza ci va a letto. Per esempio, io mi ricordo che ho conosciuto un ragazzo che poi mi ha presentato suo cognato, eccetera, sono le 8, non c'è di gente. Comunque questi qua magari vedevano dei ragazzi effeminati e li criticavano, cioè sono troppi, gay, froci. Mentre magari un ragazzo come me, stare con un ragazzo come me in giro della birra, non c'erano problemi, anzi diceva, ma che bello, comunque avere un rapporto con le persone normali, sì, la nostra bella, piuttosto con delle tedescone di una certa età, un po' per grosso, che andavano questi giorni per cercare appunto dell'avventura sessuale con dei aiutanti, magari non sposati, poi dei conigli, e quindi
cioè anche lì c'è una mentalità che probabilmente è cambiata da come è cambiata nel Sud Italia, che mi hanno raccontato che parecchi anni fa c'erano dei gruppi di ragazzi che si masturbavano insieme, ma così come un fatto normale, non dovevano essere omosessuali, poi magari ce n'era una fase di passaggio, era omosessualità adolescenziale. Queste cose erano talmente comune che la psicanalisi degli anni 50 ha dei termini come omosessualità adolescenziale, omosessualità di compensazione per definirli. In realtà si tratta di un pensiero sociale che oggi non condividiamo più, ma che è lo stesso pensiero che convinse il luogotenente, quando fu fatta l'Unità d'Italia, a imporre il codice Savaudo, che criminalizzava gli atti sessuali tra persone dello stesso sesso, maschili. Quando si trattò di estenderlo al sud, fu stralciata una decina di articoli, uno dei quali riguardava l'incesto e l'altro riguardava proprio l'omosessualità, dicendo che introdurre questo articolo nel contesto meridionale avrebbe creato uno scompiglio sociale. Io non nego affatto che questo fosse un comportamento di tipo razzistico, che diceva questi fondamentalmente sono delle capre, si comportano come dei montoni con le capre, è inutile cercare di farli ragionare. Però dietro questo razzismo c'era anche il ragionamento che diceva: in questa società in cui ragazzi e ragazze non possono avere rapporti sessuali prima del matrimonio, e siccome questi ragazzi sono poveri alla disperazione, in Italia hanno 10 milioni di emigranti per fame in quei decenni, l'unico modo in cui si possono sfogare senza stuprare e non potendo andare a prostitute è farsi masturbarsi a vicenda. Tant'è vero che quando arrivarono questi ricchi tedesconi americani che cominciarono a pagare per fare i ragazzi quello che i ragazzi si facevano tra di loro, a lei l'Italia diventò il paradiso dei turisti omosessuali del nord Europa. Ma tutto questo è legato a una cultura che oggi è fondamentalmente sparita, tutta questa disponibilità bisessuale del maschio italiano stranamente è sparita in più di due generazioni, e persevera in quei paesi dove continua a esserci una segregazione sessuale fortissima. Ho citato il Nord Africa, ma sono sicuro che esistono anche altre realtà in tutto per il mondo, perché il problema fondamentale è quando sei troppo povero per pagare una prostituta e troppo giovane per avere una moglie, l'unico modo in cui puoi fare o ti masturbi o eccetera eccetera. Comunque siamo finiti a parlare del presente, quindi direi che forse se posso dire una cosa, chiudiamo, la facciamo chiudere. Sì. No, se posso dire una lettura che è affascinante per me, sono Lettere Luterane di Pasolini, dove porta la nostra società, la sessualità, l'amore, il sentimento. Abbiamo una concezione della società. Comunque è un autore da rileggere, ed è attento perché fa delle osservazioni che sono sempre interessanti quando li leggo Pasolini. Salutoni! Grazie a tutti. Ringraziamo tantissimo. Adesso ci sono copie del libro in vendita con lo sconto. Grazie a tutti, chi lo desidera può formarsi a cena alla scala di Giacobbe nella sede del Fabio in piccolo carcere 1. Grazie a tutti.